Salve, in questo video voglio mostrarvi qual è il concetto di condotta al guinzaglio in un ambiente urbano di un cane che ha fatto un percorso base di obbedienza. Nello specifico vedremo Smile, il mio pastore australiano di 2 anni e mezzo, che come vedete ha un elevatissimo temperamento, infatti è uno dei cani migliori in agility. In ambienti pubblici dobbiamo utilizzare un guinzaglio che non superi il 1,50 m, dobbiamo proteggere il cane da eventuali pericoli, e ovviamente non dobbiamo usare né costrizioni fisiche o cibo altro per condizionare al cane, al fine di garantire una passeggiata serena sia a noi che a lui. Cercheremo sempre di tenere il guinzaglio morbido e dare la libertà al cane di odorare e perlustrare la zona. Qui vediamo che il cane ovviamente tende ad andare verso il muro, ma con delle brevi correzioni aspettiamo che il cane si tranquillizzi e poi gli concederemo di avvicinarsi al muro per odorare. Dove possibile, ovviamente, allenteremo tutto il guinzaglio per consentirgli di odorare ed esplorare la zona circostante. Dopo una breve sosta che fa il cane per marcare il territorio, è bene ripartire solo quando il cane è tranquillo al nostro fianco. In prossimità di incroci è sempre bene fermarsi, mettere il cane in seduto al proprio fianco e mai frontale, per poi ripartire una volta assicurati che possiamo attraversare tranquillamente la strada. Ecco, vediamo che Smile ha puntato un gatto, quindi è chiaro che i suoi istinti non sono repressi. Tuttavia, con la giusta relazione e fiducia nei nostri confronti, possiamo benissimo far scegliere al cane di seguire noi piuttosto che una preda. Una volta rientrati in casa, anche se il cane ha finito la passeggiata, è bene averne il controllo, ad esempio mettendolo in seduta aspettando che noi con calma apriamo il portone.